Ciao bambini, oggi ho pensato di leggervi due libri che parlano dei colori. Il primo si intitola proprio così, Colori. Cominciamo. Premi il punto grigio, vedrai quanti ne arriveranno. Eccoli! Beh, all'inizio sono un po' timidi. Premi ancora. Stanno arrivando, ma ne mancano. Premi un'altra volta. Così ci siamo, ci sono tutti. Appoggia la mano, chiudi gli occhi e conta fino a 5. 1, 2, 3, 4. 5. Wow, ora hai una mano magica. Iniziamo. Con le dita prendi un po' di blu e accarezza il giallo. Prendo un po' di blu e accarezzo il giallo. Vedi? Ora prendi un po' di rosso e accarezza il blu. Vediamo un po' come diventa. Viola! Visto cosa succede? Adesso prendi il giallo e accarezza il rosso. Di che colore diventerà? Vediamo. Arancione, hai capito il trucco? Saprai rifarlo, vero? Andiamo avanti. Se scuoti il libro, cosa accade? Vediamo un po' cosa è successo. Bene. Se inclini il libro verso destra, invece, proviamo a inclinarlo. Molto bene. Ora chiudi il libro. Il colore di sinistra si unisce a quello di destra. Wow, fantastico! E se con la mano sfreghi i colori su tutta la pagina, cosa succede? Proviamo. Sì! E per dipingere questi pallini di verde, come fai? Come facciamo, bimbi? Allora, prendiamo un po' di giallo, lo mettiamo sul blu, prendiamo un po' di blu, lo mettiamo sul giallo e così li mischiamo tutti per benino. E vediamo un po'. Eccoli, tutti verdi. Wow, proprio così. Andiamo avanti ancora? Il bianco schiarisce i colori. Allora prendiamo un po' di bianco e proviamo a schiarire tutti questi. Vediamo se ha funzionato. Vedi? Il nero invece li scurisce. Ma prendiamo il nero, mettiamo qua sul rosso, sul rosa, sul giallo, sul viola, sull'arancione, sul verde e sul blu. Vediamo. Tutti scuri. È facile, no? E se premi forte la pagina di sinistra sulla pagina di destra? Vediamo un po'. Schiacciamo bene. E opla! Ecco cosa succede. Bene. Ora sai tutto. Appoggia qui la mano, conta fino a 5. 1, 2, 3, 4, 5.
finito. A presto. Qua ci dice: e adesso tocca a te, gioca, guarda, pasticcia, scopri, ma soprattutto divertiti tanto. Avete visto quante mescolanze possiamo fare con i colori? Con pochi colori ne possiamo ricavare molti altri. E allora dobbiamo un po' sperimentare anche noi con la pittura o con il didò o con gli acquarelli. Li mischiamo e vediamo che colori escono. Un altro libro che parla di colori, ma che parla anche di una bella storia di amicizia, è questo Piccolo Blu e Piccolo Giallo. Vediamo un po' cosa succede in questo libro. Questo è Piccolo Blu. Eccolo a casa con Mamma Blu e Papà Blu. Piccolo Blu ha molti amici, ma il suo migliore amico è Piccolo Giallo, che abita nella casa di fronte con Mamma Giallo e Papà Giallo. Come si divertono a giocare a nascondersi e al girotondo. In classe devono stare fermi e composti, ma dopo la scuola corrono e saltano. Un giorno Mamma Blu disse: io devo uscire, tu aspettami a casa. Ma Piccolo Blu voleva giocare con Piccolo Giallo e andò a cercarlo nella casa di fronte. Purtroppo la casa era vuota. Dov'era Piccolo Giallo? Lo cercò di qua, lo cercò di là, lo cercò dappertutto, finché improvvisamente, girato l'angolo, eccolo! Felicemente si abbracciarono. E si riabbracciarono così forte che divennero verdi. Poi andarono a giocare al parco. Scavarono un tunnel. Rincorsero Piccolo Arancio e si arrampicarono su per una montagna. Quando furono stanchi, andarono a casa. Ma Papà e Mamma Blu dissero: tu non sei il nostro Piccolo Blu, tu sei verde. E Papà e Mamma Giallo dissero: tu non sei il nostro Piccolo Giallo, tu sei verde. Piccolo Blu e Piccolo Giallo erano molto tristi. Versarono grosse lacrime gialle e blu e piansero, piansero, piansero finché non furono che lacrime. Infine si ricomposero e dissero: ci riconosceranno ora? Ci crederanno? Mamma Blu e Papà Blu furono felici di rivedere il loro Piccolo Blu. Lo baciarono e lo abbracciarono e abbracciarono anche Piccolo Giallo, ma ecco che nell'abbraccio divennero verdi. Ora capirono che cos'era successo e corsero alla casa di fronte per portare la buona notizia. Tutti si abbracciarono con gioia. E i bambini giocarono fino all'ora di cena. Fine. Avete visto che bella questa storia di amicizia? Anche qui i colori si uniscono e ne formano di altri, quindi anche con questo libro possiamo poi andare a sperimentare un po' con le tempere, con il didò, con gli acquarelli, provate anche con i pastelli, vediamo se esce, non lo so, dovete fare un po' di esperimenti. Va bene bambini, ci vediamo presto, ciao!